Benvenuti in questa prima puntata su Titanfall. Non penso di dovervi spiegare che cos'è Titanfall, non ho intenzione neanche di farlo. Respawn Entertainment, per dirla semplice, quelli di Call of Duty sono divisi, hanno fatto questo piccolo capolavoro. Allora, non ho ancora avuto modo di giocarci, onestamente è la primissima partita che faccio, quella che vedete, proprio letteralmente la prima, infatti sarò handicappato, ma i video che ho visto in giro sembrano interessanti. Vogliamo i robottoni. Addestramento, dai, via. Puoi muoverti liberamente nella simulazione. Corri attraverso la galleria. Salta oltre l'ostacolo. Salta verso il bordo di una superficie per tirarti su. Supera il divario correndo sul muro. Prova a saltare direttamente da una corsa sul muro a un'altra. Yeah, sono Spider-Port. Puoi saltare un'altra volta dopo aver spiccato un salto. Con un pavone! L'occultamento, il rendersi quasi invisibili, è essenziale per la sopravvivenza. Dai. Muoio. Bene. L'occultamento non dura per sempre. Avvicinati al bersaglio per il corpo a corpo. Ho detto in silenzio! Se attacchi un nemico corpo a corpo da dietro, no, metti a segno un'esecuzione. Questa è la pistola Smart, un'arma con puntamento automatico. Elimina tutti i bersagli con la pistola Smart. Bersagli neutralizzati. Passa al fucile. Lancia una granata in ogni finestra. Hai subito danni minimi nell'esercitazione di fuoco dal vivo. Bene, passa all'arma anti-Titan. E qual è l'arma anti-Titan? Oh! Distruggi il Titan con l'arma anti-Titan. È grandissimo! Bel lavoro! Combattendo, i piloti riducono il tempo di rilascio del Titan successivo. Dopo che è stato costruito, puoi lanciare il Titan sul campo di battaglia. Per continuare, inizializzare il Titanfall. Guarda in cielo per vedere il tuo Titan lanciato sul campo. Avvicinati al Titan per salire. I Titan possono scattare lateralmente per eseguire rapidi cambi di direzione. Per difendersi dai pericoli a lungo raggio, i Titan possono equipaggiare lo scudo vortice.
Quest'arma assorbe i proiettili in arrivo per un certo periodo poi li rispara. Bene. I piloti possono comandare l'IA del loro Titan quando sono a piedi. L'IA può essere in modalità segui il pilota o difesa della posizione attuale. In basso a destra, nell'HUD del pilota, puoi vedere la modalità IA attuale del tuo Titan. Metti il Titan in modalità segui e ti seguirà attraverso l'ingresso. Attivazione modalità segui. Quando il Titan è in modalità segui, cercherà di mantenersi vicino alla tua posizione. Il tuo Titan è dotato di una raffica di razzi. Yeah. Prova a sparare ora la raffica di razzi. La raffica di razzi. Ricordati di usare le armi ausiliarie per massimizzare la potenza di fuoco in battaglia. Evita di subire danni per un breve periodo e gli scudi si ricaricheranno. Quando la barra della salute si svuota, il tuo Titan è in stadio terminale e morirà in breve tempo. Il tuo Titan è gravemente danneggiato. I veterani lo chiamano stadio terminale. Quando è in stadio terminale, il Titan si autodistrugge. In questa simulazione non hai limiti di tempo per l'espulsione. Ciò non avviene nei combattimenti reali. Durante l'espulsione, avvantaggiati dell'altezza per pianificare la tua prossima mossa. Bene, la tua certificazione da pilota di combattimento è completa. Besuka. A tutto l'equipaggio, siamo a 5 minuti dalla stazione Horizon. Piloti, questa è la vostra fermata. Avete 10 minuti per raccogliere le vostre cose e scendere dalla mia nave. Benvenuti alla frontiera. Cazzo. Sapevo che non dovevo arruolarmi solo per la marijuana.